Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi è giornata un po' ricca di video. Se riuscirò, sicuramente questo, sicuramente l'Under 23, sicuramente il post della prima squadra. Se riesco, non lo sicuro, farò anche il post sulla primavera femminile. Ma intanto parliamo di primavera maschile che vince a Sassuolo e spugna lo stadio Giuseppe Ferrarini di Castellarano. Provincia di Reggio Emilia, dove gioca appunto le partite casalinghe del Sassuolo quest'anno. Vince per 3-1 con le reti, questa è la cosa più importante, di Spinazzola, poi Petrelli e la chiusa, poi Macun. È importante questa partita perché ho visto un grandissimo Spinazzola, ha fatto una grande partita ed è riuscito veramente a fare grandi cose, davvero. È entrato con la voglia di fare, cosa che non sempre quando giocano con la primavera succede, e si è visto poi alla fine che insomma, che aveva voglia di fare. Vittoria pesante, vittoria importante, che rifà ripartire la Juventus dopo la sconfitta col Palermo. La classifica sicuramente adesso è un pochino messa, diciamo, meglio rispetto a com'era la settimana scorsa, cioè che comunque per me è una buona classifica. Adesso la Juventus va a quota 17 punti, che non è proprio poco, considerando poi che la Roma ha pareggiato a Genova col Genoa. Insomma, il campionato Primavera 1 è sempre un campionato molto, molto aperto, molto difficile, insomma, molto equilibrato. Volevo dire, appunto, volevo parlare invece sulla partita in sé. La partita è stata molto bella della Juve, cioè la Juve ha fatto veramente una grande partita. Ha iniziato molto forte, è riuscito a passare in vantaggio grazie al gol appunto di Spinazzola, ma dopo una veramente, non dico un dominio, ma sicuramente una prevalenza territoriale. Poi è arrivato il 2-0 di Petrelli. Poi si è svegliato Sassuolo nella ripresa. Ha giocato anche abbastanza bene. C'è stato un errore abbastanza evidente di Loria, strano, perché veramente io Loria stravedo per quel portiere lì, però ha fatto oggettivamente un errore. A quel punto lì poi c'è stato come detto, appunto, l'errore di Loria. Il Sassuolo si è galvanizzato, ha avuto diverse palle gol, poi nel finale è venuta di nuovo fuori la Juve, è riuscita a segnare con Macunda a calcio d'angolo, poi addirittura c'è stato anche il gol del 4-1, però annullato per fuorigioco. Che dire, comunque una bella Juve, la strada è quella giusta, come ho detto mille volte, questa primavera delle soddisfazioni veramente ce le farà, ce le leverà insomma tantissime, perché è veramente una squadra, come posso dire, davvero, davvero, davvero difficile da affrontare, perché è una squadra che gioca anche con qualità e sta recuperando Moreno che ritorna pian piano dall'infortunio. Oggi c'era Spinazzola che sicuramente è un giocatore di una categoria oggettivamente diversa e si vedeva. Ragazzi, chiudo qua il video. Juventus batte Sassuolo a Castellarano allo stadio Ferrarini per 3-1. Me non resta che salutarvi e dare appuntamento con i prossimi video. Ciao!